giornata nazionale del dialetto, abbiamo pensato di doverlo fare in un luogo abbastanza grande. Gli anni precedenti era stato fatto sempre nelle salette molto piccole e via dicendo. Quest'anno abbiamo voluto fortemente che ci fosse uno spazio più adeguato per dare tono e importanza al dialetto, perché il dialetto, le lingue locali sono storia, è la nostra storia, e quindi va difesa, va consolidata. Allora Enzo, a proposito, ma i giovani come la prendono, insomma, il discorso del dialetto? Io penso, da quello che ho potuto notare e vivere a Formia, non ce lo siamo tramandati abbastanza bene. Abbiamo una forte cadenza napoletana che comunque, vuoi o non vuoi, ci sta un po' spingendo, sta un po' camuffando questo dialetto. Ma io... Allora abbiamo questo trio molto bello, importante. Abbiamo qui la Zampogna, che è suonata da Maurizio Bertelle. E diciamo anche, facciamo l'applauso, ragazzi. L'organetto suonato da Gabriele D'Amico, che è anche lui. E poi, meno male che nobilita il trio una splendida figura di donna. Ciao, come ti chiami? Antonella Sparagna. Un canto che elogia l'amore per Trivio, ho detto bene. E questa è una cosa molto bella, molto importante. Sono un trio che appartiene al nostro territorio, quindi anche loro, come le compagnie, siamo orgogliosi di averli qui questa sera. E la canzone si intitola com'è? Trivio che noi amiamo. Trivio che noi amiamo, io faccio il traduttore, insomma, visto che ho studiato lingue. Un applauso a loro, grazie. Prego.
io mi messo nella parete finale, quindi ci serviva un canto della musica che ricordasse le nostre origini, i nostri momenti, le nostre montagne, il nostro mare e tutto ciò che circonda questo lembo di terra meraviglioso e che purtroppo, lo dobbiamo dire, hanno un po' distrutto e rovinato in tutti questi anni, senza nessuna polemica, ma io sento di dire questa cosa. E allora da questa serata, da questo appuntamento con la Festa Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, mi sento di dire che da qua cerchiamo di far ripartire la rinascita di questa, di questo nostro bellissimo territorio. E vorrei un applauso per questa cosa. Bravi! Prima dei giovani che dobbiamo lasciare la nostra terra, abbiamo ripetuto questo meraviglioso lavoro.